Fare il discorso salvezza o provare fino alla fine la scalata verso i playoff? È questa la domanda che tiene banco in casa Potenza alla vigilia dell'importante sfida contro il Catania, squadra di primissima fascia nonostante più di qualche difficoltà durante il corso della stagione, con un organico di tutto rispetto e che relazionato a quello che è il valore del campionato, ha certamente reso al di sotto di quelle che erano le aspettative della vigilia. Catania Potenza è sfida suggestiva, una nobile decaduta del calcio italiano contro un Potenza che con l'arrivo di Caiata è tornato finalmente a rialzare la testa, ben figurando in un campionato, quello di Serie C, che dovrebbe essere la prerogativa fissa di un capoluogo di regione. Non sarà una sfida facile per i leoni rosso-blu, ma stiamo pur certi che, nonostante una differenza tecnica evidente, gli uomini di Gallo saranno ora più che mai determinati a centrare l'obiettivo stagionale. Al Potenza bastano ancora pochissimi punti per chiudere la pratica in maniera definitiva, ma nel caso dovessero arrivare punti importanti, ecco che il pensiero non potrà che spostarsi fino alla fine al raggiungimento dell'undicesimo piazzamento che, attuale coefficiente alla mano, potrebbe regalare al girone C un ulteriore piazzamento playoff. Probabilmente si sta sognando in grande, vero, ma viste le vicissitudini che hanno purtroppo accompagnato tutta la stagione del Potenza, parlare di potenziale playoff a poche giornate dalla fine è certamente una nota di merito a Mister Gallo, che ha saputo rivitalizzare questo gruppo. Al Massimino di Catania andrà in scena una sfida che presenterà da una parte nelle fila di rossoblù Noce e Bucolo Catanesi Doc, dall'altra nelle fila rossazzurre il potentino Giosa, vecchio baluardo della difesa del Potenza che fece sognare lo scorso anno. In un mix di intrecci e casualità, il Potenza dovrà esprimersi al massimo del suo potenziale per poter portare via punti pesantissimi dal Massimino e mettere la parola fine su una stagione che si è rivelata più complicata del previsto. Il Catania di Baldini potrebbe riconfermare nuovamente il 4-3-3 delle ultime giornate e vedere l'inserimento di Russotto al posto dell'infortunato Piccolo e il ritorno da titolare a centrocampo di Welbeck al posto di Izco. Il Potenza d'altro canto dovrà fare del suo meglio per non soccombere al cospetto di un avversario tecnicamente superiore e dovrà imporre il proprio ritmo alla gara per giocarsi nel migliore dei modi questi 90 minuti che potrebbero regalare un finale di stagione spensierato per i rossoblù. Affinché si possa finalmente chiudere la pratica stagionale e si possa pianificare con calma il futuro, il Potenza e i potentini sono pronti per il rush finale del campionato. Ora più che mai la compattezza dell'ambiente sarà fondamentale ai fini della programmazione del Potenza che verrà.